Ciao Miao! Oggi facciamo un Get Ready With Us! Mouse the version. Oggi facciamo le maghette! È un anime che non si caga nessuno, ma io continuo a dire che è bellissimo, dovete vederlo tutti. Assolutamente. Come si chiama? Mao Shoujo Ikusei Keikaku. Io faccio la protagonista, lei fa una delle altre. Quando lo vedrete capirete. Io odio le persone che lo paragonano a Madoka. Cioè, primo impatto può essere, però raga, continuate a vederlo e capirete che non è proprio come Madoka. Niente da dire, ci piace Madoka. Sì, no, infatti è uno dei miei anime preferiti. Lei è la mia amica. Jamie, quella di sempre, quella bionda che fa cose. L'avete già visto in un altro video se mi seguite da un po'. Tutti e tre i giorni facciamo cosplay insieme. Per ripagarci di anni di nulla facenza insieme. Mi fa andare a letto presto, Esther. Sì. A mezzanotte, prestissimo. È l'orario normale da persone adulte responsabili che il giorno dopo si devono svegliare presto per andare in fiera. Oggi metterò prima il fondotinta e poi il correttore, perché me l'ha detto lei, e proviamo. Come proviamo? È così che si fa. Ma no! Allora, in realtà ci sono teorie contrastanti. Cioè, lei è già passata a fondotinta e sto ancora facendo il primer. L'ho già messo prima. Mi hai tradita. Ops. Devo bagnare la beauty blender, addio. È un'altra cosa, oggi sono in cucina. Mi ero disabituata a usare la spugnetta, perché un tempo ce l'avevo, poi l'ho persa. Quindi usavo sempre le dita e ora invece me la sono ricomprata, perché mettere il fondotinta con le dita, questo fondotinta, è terribile. Quindi perché è molto cremoso. Ci ho messo mezz'ora la scorsa volta. E ho visto il video, perché anche io seguo Essere. Yeah, brava. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al canale. Quando è arrivata? In stazione. Siamo andati da Lush, perché dato che eravamo. Giusto. E praticamente eravamo molto ispirate dal dentifricio in pastiglie. Cioè, è una di quelle cose che diciamo funziona davvero. Però invece, appunto per l'assurdità, volevamo provarlo e abbiamo deciso di smezzarcelo. Oh, raga, l'abbiamo provato ieri e funziona, cioè ti disinfetta tutto quanto. Mi bruciava la lingua, stavo morendo. Però Lush, se ti va, facciamo un video di collaborazione dove tu mi invii i prodotti. Ma dopo perché io amo Lush. Questa è la BB cream di AliExpress che tutti comprano, quella con la scatola carina. È bella la scatola, in realtà non è che faccia granché. Non fidatevi di chi dice che è miracolosa. Punti positivi è che è del mio color cadavere. Punti negativi è che comunque si impasta un casino con qualsiasi altra cosa mettete. E se avete la pelle secca fa un sacco di pellicine. Oh. Oggi voglio provare alcuni dei suoi trucchi. Questo è il primo. Che bello! Mi piace un sacco che è morbidissimo, vero? Quel coso è miracoloso. Strato numero 3. Ieri sera abbiamo visto un po' di anime insieme. Abbiamo visto quell'anime che sta andando di moda adesso con i draghi. Kobayashi-san, qualcosa. Maid Drago. Parla di Maid Drago. Non avevo collegato al fatto che erano davvero Maid, invece sono davvero delle Maid. E sono anche dei draghi, ora non so cosa hanno in testa i giapponesi. Il problema è che mi stava anche piacendo. A me piacciono un sacco ste cagate. Io quando vedevo le immagini pensavo fossero delle maid che facevano cosplay di draghi. Ah beh sì, aveva senso. C'è anche Langst a caso. Sì, a un certo punto il drago ha dei flashback del passato, di guerre scandinave. Non lo so, vedetelo se volete, è molto strano, è molto lello, ecco perché è un po'... Ma tu, sì, è tantissimo lello. Un po' troppo lello, c'è a chi piace, io non giudico. A Dio piace. Ecco appunto. E poi ci siamo visti la nostra dose quotidiana di idol. E ci siamo visti l'episodio. Madonna, mi hai fatto piangere quando mi hai fatto vedere quell'episodio. Se vi piacciono gli idol e le cose carine senza senso, spam, vedetelo, si chiama Marginal Four. Parla di quattro idol carini. Boh, mi piace. Belli. Comunque vi avvisiamo che è una specie di slice of life senza senso. Sì, no, infatti. Non aspettatevi la scalata verso il successo, come dura la vita. No, è proprio demenziale. Se volete vedermi un anime serio sugli idol, vedetevi Idol Master. Quello è serio, là ci sono un sacco di drammi. Ragazzi, non comprate la robaccia dei trucchi di AliExpress. Mi fa male. Madonna, ecco, ho disimparato come mettere il blush ultimamente. Sto facendo solo maschietti. Credo che sei più o meno al mio stesso punto. Ora ombretti time. Lo so che era la parte che aspettavi di più. La wow. Sweet peach di Too Faced, ragazzi. Se vi state chiedendo se profuma di pesca, comunque è bellissima. Già.
Cioè, ragazzi, anche questa non è pubblicità, eh. Se volete mandarci cose della Too Faced, noi siamo pronte a recensirle, a dire il nostro parere. Questa invece è la semi sweet chocolate bar. Io vorrei fare qua chiaro, qua meno chiaro, qua un po' più. Aspetta, guarda, non ho capito. Non neanch'io. Tanto so che vuoi usare questa, quindi te li scelgo da qui. Sopra mettiti white peach. Qui metti nectar, poi mettiti Georgia più qui e finisci con just peach. Ok. No, non parlo con le dita. È un dito. La sto guardando malissimo. È perché come osa? Lo sai che le dita sono grasse e poi si impastano gli ombretti. Oh no, scusa. Cioè, se rovino il tuo ombretto allora non mi faccio conto. Cioè, se per quello che... No, però davvero, non scherzo. No, ma ti credo, ma cioè pensavo fosse tipo... Sai le formalità delle make-up guru? Io make-up guru proprio! Sì, noi ci conosciamo da secoli, tantissimo tempo. Ci incontravamo sempre alle fiere cosplay. E nessuno delle due si truccava manco per l'accidente, cioè massimo... Cosa significa truccare? Cioè io non mettevo niente, ma neanche il mascara per dire... Io ho imparato a mettere l'eyeliner tipo 2 anni fa. Io non ho mai imparato. Fuori sembra notte, cioè è buio, buissimo, piove, dai, viva il carnevale! È vero, oggi è carnevale, no? Qui a Milano. Qua è tutto sballato. Dovete sapere che il mio personaggio ha le occhiaie ed è una cosa che detesto nei cosplay. Fa ridere perché ieri prima di andare a dormire, proprio io stavo già dormendo in realtà. E mi fa, ma domani mi disegno le occhiaie? E io ho dato una risposta stralunga che adesso neanche mi ricordo perché stavo dormendo, cioè secondo me le ho data... Nel sonno. Mi hai detto non mettere l'occhiaia finta, sfumati nella riga di sotto. È vero che ti ho detto, che mi veniva in inglese. Ti ho detto sotto il watermark. È vero, sotto il watermark. Secondo me quando sono ubriaca parlo così. Non lo so, sei mai stata ubriaca? No. Hai mai provato? A Tokyo io e Nacho. Ah, è vero. Ci siamo scolate una bottiglia di soju. A un certo punto lei stava male, cioè nel senso iniziava a dire cose senza senso. Io ero là tipo, Nacho calma. Mi ha scritto un sacco di cose strane. Sì, esatto. L'ultima volta che mi sono fatto delle occhiaie così è stato quando ho fatto l'instant cosplay di Killing Stalking. Io ti giudico. Ma tu hai letto Killing Stalking? Sì, come? Ti è piaciuto? Sì. E allora perché mi giuri? Perché non si fa cosplay di quella roba? È vietato! Dipende che gusti hai. Seguitemi sulla pagina cosplay Aisu cosplay. Però cosplay è scritto in giapponese, quindi scrivete Aichu. C'è il link in descrizione. Poi faccio review random di cose sul mio blog, perché non sono capace di fare i video come penso che... recensirò queste. Vanno bene così le occhiaie? Non me le far fare di più. No, bene. Ok, ok. Devi prendere anche tu la Sweet Peach perché ti stanno bene questi colori. Dai, basta. Via. Ora passiamo alla cosa che odio. Le ciglia finte. Perché ho tutto questo entusiasmo? Che belle le ciglia finte. Domani facciamo il Tsukiyuta comunque, yeah! Stasera finiamo i cosplay. Sì, esatto, io devo ancora finire un mio, devo aggiustare un sacco di cose. Ieri mi sono messa a cucire questo qua, cioè ad aggiustare varie cose di questo qua. In pratica ci siamo un po' ridotti all'ultimo. Poi col fatto che il capodanno cinese non ci ha aiutato, è arrivato il pacco con i nostri cosplay, tipo... 3 giorni prima della fiera. Io ho provato un po' tutto quanto, però lei non ha potuto provare le sue robe. Poi a me mancava una parrucca, inserire qui Albano che canta per 10 minuti. Ah, io quando ho aperto il pacco. È stato terribile. Mi raccomando, non riducetevi all'ultimo, mi raccomando, non fate nottate, mi raccomando, non stressatevi per un cosplay, è un hobby. E poi alla fine sono io la prima a fare quelle cose. Ma io lo dico appunto per quello, perché non lo direi se fossi una che fa sempre tutto in tempo. Lo dice perché non vuole farvi soffrire. Appunto. Imparate a cucire, vi risparmiate rogne. Spalmiate tutto. Questo è tutto fatto a mano, questo è tutto comprato. Esatto. E la differenza c'è, no clickbait. Comunque ho messo delle ciglia finte ad una mia amica Romix e sono stata strabrava, però poi quando le devo mettere a me stessa... È sempre così. È sempre così, le metti le altre le cose, sei tipo super skillata, wow, cosa fa? Che figa, madonna, come sono brava. E poi, potato. Oh, ragazzi, non tenetevi i trucchi se scadono, eh. È una cosa che fanno un sacco di persone, ma non fatelo.
Dipende da quanto avete fatto. Non usate le lenti scadute o il liquido per le lenti scaduto, mi raccomando. Sì, sì. Se altro product spam. Better than sex. Di Too Faced. È il mio mascara. Ah, è mascara. Potente. Super potente, ma è tipo il miglior mascara che ho mai usato. Vi giuro ragazzi, oddio, è magico. Sta volando. Però dai, non è così male, ora che metterò la parrucca sarà un pochino meglio. Lo spero. Quindi metterò un po' di mascara. C'è chi dice di non mettere in mascara con le ciglia finte, però secondo me aiuta. No, serve ad unire. Ad unire, infatti. Perché altrimenti c'ho tipo le ciglia finte sotto le altre ciglia. Esatto. Cioè il senso dov'è? Questo lato. Dear Darling Tint. Di Etude House. Ah. Io da Etude House volevo entrare perché mi sono dimenticata. Tipo ho detto poi passo, non sono più passata. Perché mi sono alzata? Non lo so. Oh no! Aspetta, mi devo rivedere così capisco. Ah già, il puro cacao. E questo è il risultato finale! Yay! Finalmente abbiamo fatto questo cosplay. Speriamo di raggiungere la fiera presto. E di vedere tanti amici. Non vedo l'ora di vedervi tutti. Al prossimo video iscrivetevi, mettete mi piace e condividete se vi è piaciuto questo tipo di video. Sotto. Tanti mipi. Fateci sapere cosa vi piace. Mandateci regali. No, non è vero.